Ave Maria, gratia plena. Oggi siamo invitati dal Signore a riflettere sulla parola come un modo di discernere quel che c'è nel cuore, quel che si trova dentro il nostro cuore. Com'è difficile a noi conoscere noi stessi, com'è difficile sapere chi siamo realmente, e uno dei modi privilegiati per fare questo discernimento è proprio questo, che la parola rivela i pensieri del cuore. Infatti il nostro fondatore ha molti fidanzati che gli domandavano, magari inviavano la fotografia dell'altro dicendo: ma gli sembra buono? E dice: guarda, la cosa migliore è che parlate molto, così tu ascolti quello che pensa lui o pensa lei e vedete se che tipo è o che persona è. Allora, dalla parola si riesce a conoscere quello che c'è nel cuore, ed evidentemente ogni cristiano è tenuto a proclamare, a dire delle parole anche nella quotidianità, anche nella normalità della vita, che possano edificare gli altri e possano anche combattere il male. Sempre, anche nelle piccole cose, siamo tenuti, tanto quanto sia possibile, a trasformarle, queste parole, in parola di vita eterna per il bene degli altri. E questo si può fare in molti modi, ma anzitutto c'è bisogno che noi purifichiamo la nostra parola. Quello che ci dice il Vangelo è chiarissimo: se noi non siamo attenti a noi stessi, a quel che noi diciamo, e nel modo in cui noi diciamo le cose, molto difficilmente saremo in grado di aiutare gli altri. Invece, se noi siamo attenti perscrutatori del nostro modo di parlare, del nostro dire, di quel che noi trasmettiamo agli altri tramite la nostra parola, lì saremo in grado, conoscendo noi stessi ed essendo rigorosi con noi stessi, di procurare del bene agli altri e di essere verso gli altri anche buoni e misericordiosi, ma anche intransigenti, nel senso che noi non vogliamo mai fare la pace con i difetti degli altri, ma vogliamo in ogni modo, scegliendo sempre la maniera la più efficace, la più adatta, aiutare gli altri a vincere i loro difetti. Questo è stato una virtù caratteristica, ve lo dico già subito, da professor Plinio, il nostro ispiratore. Lui sempre, in ogni momento, in ogni istante, cercava tramite la parola di elevare gli altri e in qualche modo di combattere i loro difetti, anche se non glielo diceva, ma tramite quello che diceva cercava di aiutare gli altri a vincere se stessi, perché appunto prima anche lui era preoccupatissimo nel studiare e nel analizzare con rigore quel che lui diceva. Allora, perché noi possiamo fare un bello esame di coscienza sulle nostre parole, sul nostro dire, sul nostro parlare, bisogna che noi, siccome quando andiamo dal medico per fare un esame, dicono bisogna togliere 5 ampolline di sangue per fare diversi test. Allora, vi propongo 7 test per la parola. I primi 3 sono a partire dalle 3 virtù teologali: la fede, la speranza, la carità. Poi gli altri 4, le virtù cardinali, le virtù naturali, umane: la giustizia, la prudenza, la fortezza e la temperanza. Allora, dal punto di vista della fede, come deve essere la parola? Allora, ogni parola deve essere informata anche dal buon dì che noi diamo la mattina, dalla fede. Questo lo prova la Vergine Santissima quando ha salutato Elisabetta. Portava tanta fede che la sua parola, il suo saluto, non c'è cosa più banale di un saluto, ha portato a San Giovanni Battista la grazia della santificazione. Dunque la fede deve essere sempre presente. Come sappiamo che la fede è presente nelle nostre parole? Allora, anzitutto perché la persona che ha fede è sicura, se ci crede in qualche cosa, ci crede davvero, e dunque una persona che sta tranquilla e ben riposata, ben poggiata su quello che crede. Poi perché cerca di essere chiaro. Evidentemente il nostro linguaggio non riesce ad esaurire i misteri della fede, però, riesce a penetrarne almeno un pochettino, e quello che ne penetra diventa chiaro. La fede della Chiesa si è tornata esplicita lungo i secoli nel combattere gli eretici, che normalmente erano persone del linguaggio un po' oscuro
è anche pieno di escamotage, di dire senza dire, non dicendo, contraddicendosi e così via. Dunque, la virtù della fede fa che ci troviamo davanti delle persone che amano la chiarezza e la sicurezza. Poi c'è la virtù della carità, che è la virtù, quella più importante di tutte. La virtù della carità deve essere presente sempre nel nostro linguaggio. Come sappiamo che abbiamo la carità è quello nell'intenzione di fare sempre del bene agli altri. E per fare del bene agli altri dobbiamo partire di un presupposto importantissimo, distinguere bene, scusate la ridondanza, il bene dal male e non chiamare mai il bene come male e viceversa. Dunque, sapere giustamente ed esattamente quello che è bene e quello che è male. Se io so distinguere queste due realtà che sono imprescindibili, importantissime, allora io saprò sul bene metterci tutto il mio impegno per sempre tornarlo più vigoroso, più bello, più fiorito, più forte. E sul male troverò tutti i modi per combatterlo senza sosta. Il nostro fondatore, Monsignor Jean, diceva che nel suo essere vicino a Dottor Plinio, tante volte lui arrivava molto un po' euforico, e lì Dottor Plinio cercava di dare una parolina per controbalanciare questa euforia e metterlo in un certo equilibrio, vedi? Cioè, se c'è sempre questa intenzione di carità di aiutare l'altro. Ovviamente la parola di carità può essere anche portata dall'amore, cercare di trasmettere il proprio amore di Dio alle altre persone, ma sempre di portargli del bene, un bene che arriva poi alla fine al bene assoluto che è Dio stesso. Poi c'è l'speranza. L'speranza è quella parola che porta animo, buon animo, buona tristezza, e ciò si fa mediante il desiderio del cielo, delle cose celesti, e questo è l'aspetto positivo, la faccia positiva della medaglia, e mediante il timore di Dio, che sarebbe la faccia non negativa, ma diciamo più seria. Allora, una persona che ha molta speranza cerca di trasmettere all'altro la sua certezza che c'è la vita eterna e che ogni azione porta delle conseguenze per la vita eterna. Coelet, che i sacerdoti leggono oggi nell'ufficio delle letture, dice: la cosa più importante è temere Dio e mettere in pratica i suoi comandamenti perché tu andrai in giudizio e Dio ti giudicherà per le tue azioni. Allora, se noi vediamo per esempio Santa Maria Goretti, cosa ha detto al suo uccisore, questo povero Alessandro che alla fine si è convertito, ha fatto una bella vita di penitenza e ha meritato quel desiderio che lei ha espresso nel letto di morte, lo voglio accanto a me in paradiso. Questo è un perdono eroico, ma a parte quello, cosa le ha detto quando lo colpiva, la colpiva proprio col coltello, con quell'istrumento di agricoltore che tornava ancora più brutale, diciamo, l'azione. Alessandro, questo è un peccato orribile, andrai all'inferno. È una persona che parla con speranza. È una persona che parla. Se troviamo su San Paolo, cosa dice San Paolo? Allora San Paolo dice: tutto quanto noi possiamo soffrire qua non è niente se lo paragoniamo al premio che dobbiamo ricevere nel cielo. Per cui San Paolo diceva: benedetto sia Dio che in mezzo a tutte le nostre prove ci porta tanta consolazione così da poter anche noi consolare gli altri. Questa è una persona che parla con l'esperanza. Quando noi trasmettiamo lo scoraggiamento, la tristezza, la mancanza di voglia di vivere o di lottare o di andare avanti, l'speranza non c'è nel nostro linguaggio. E adesso queste tre virtù, così viste in modo generico, sono belle di dirle, però più nel concreto concreto lo vedremo con le quattro virtù cardinali. Se vi sto stancando, ce n'è una quinta virtù che è quella della pazienza, voi praticate un po' la pazienza. Allora, ci abbiamo la virtù della prudenza. La prudenza è trovare i mezzi più adeguati per raggiungere la fine. La fine che a noi piacerebbe raggiungere così velocemente, ma che tante volte Dio chiede che attendiamo.
Allora, la pazienza ci porta a parlare con la fede, la speranza, la carità, nel desiderio di trasmettere il bene agli altri, ci porta a parlare prima di tutto discernendo se è il momento di parlare o il momento di tacere. Perché la Vergine Maria tante apparizioni ha parlato, in tante ha taciuto. A Santa Bernadette gli domandava, chi è lei, signora? Un bel sorriso, silenzio, niente. Era il momento di tacere. La prudenza, per far del bene alla veggente, a Santa Bernadette, comandava che lei si stesse in silenzio. Ma altre volte ha parlato, e ha parlato in un modo diretto, senza tanti giri. Ai pastorelli di Fatima così piccoli le ha chiesto dei grandi sacrifici, come mai? Perché era il momento di parlare. C'è un terzo modo per applicare la virtù della prudenza ed è la scaltrezza. Guardate che il Signore si è lamentato nel Vangelo che i cattivi sono sempre più scaltri che i buoni. Invece i buoni possono, loro, anche loro, e devono essere più scaltri dai cattivi e usare la scaltrezza per la parola, nella parola anche, saper usare la parola in un modo tale che anche nelle occasioni difficili si possa trasmettere qualcosa della verità. Allora vediamo la regina Esther quando, dopo tutta quella scena impressionante che lei rischiando la vita entra nel salone, diciamo, dove c'era il re Assuero che poteva o condannarla a morte, perché gli imperatori comandavano così all'epoca, se non erano contenti di essere disturbati e non scendeva il braccio col scettro, quella persona doveva essere uccisa lì nel momento. Lui in un primo movimento l'ha guardata fulminandola di rabbia e lei si è sentita venir meno ed è svenuta davanti a lui. Dopo questo atto eroico della regina Esther, il re appena di lei la solleva, la tratta bene eccetera, le dice che vuoi da me? Dice no, venite ad una cena, un pranzo, non mi ricordo, e venite con Aman, che era quello che stava cercando di condannare il popolo ebreo. E che ha detto Esther? Esther non ha detto guardi maestà, ce n'è un popolo molto buono, sono gli ebrei e questo qua lo vuole uccidere. No, l'ha detto che vuoi da me Esther? L'ha detto il re, io voglio la mia vita. È stata scaltra, perché il re subito ha detto come mai, chi vuole ucciderti? Dice non solo a me, a tutto il mio popolo, è lui, ed ha accusato Aman, che è stato difatti impiccato, no, nel posto dove voleva impiccare lui lo zio della regina Esther, Mardocheo. Peccato che non possiamo raccontare tutta la storia con tutti i dettagli, perché non finiremo più e ci vorrà altrettanta pazienza. Allora corciamo. Dunque, vedete, la regina Esther, per fare del bene, per combattere il male, ha usato l'escaltrezza. Sant'Atanasio una volta è stato fermato dai soldati imperiali quando era ancora diacono e lo volevano prendere per giustiziarlo perché difendeva la vera fede contro l'arianesimo, e l'hanno visto in un fiume e l'ha detto hai visto Atanasio? E lui ha risposto l'ho visto, là dietro solcava il fiume in questo senso. È stato scaltro per il bene della sua vita e per il bene della fede che lui difendeva. Allora, la virtù della prudenza ci porta a discernere il momento di parlare, di tacere e di come parlare. Se dobbiamo parlare e dire le cose chiare e tonde, se dobbiamo dirle con un po' di modo, scaltramente, ma sempre per il bene. Non per il nostro bene particolare, egoistico e illecito, ma per il bene che può essere nostro o degli altri, o soprattutto di Dio. Poi c'è la virtù della fortezza. La virtù della fortezza nel parlare viene molte volte tradita, perché noi ci lasciamo prendere dall'ira, dalla rabbia e partiamo alle imprecazioni. Chi li fa un po' più filosofiche, chi le fa un po' più meno filosofiche, queste imprecazioni più concrete, si arrivano purtroppo, ed è un peccato gravissimo, fino alla bestemmia. Allora, l'arte del parlare non richiede e non lasciarci prendere mai dall'ira, essere molto controllati. Per controllare questa passione ci vuole la forza, per cui il parlare non deve essere mai irascibile. Per il parlare sciocco tante persone sono state condannate. Allora, richiede però
la capacità di avere autorevolezza e forza. E vi racconto un fatto. Il nostro fondatore, quando era professore all'università, si ritrovò in un ambiente di sciopero. Era un sciopero comunista, un sciopero anticattolico, e lui professore cattolico di storia. Allora, questo sciopero aveva coinvolto tutti gli alunni della facoltà, tranne quelli che assistevano alla sua lezione. E lui, che ha fatto? Prima di tutto si è imposto, ha detto no, qua io non sono stato notificato dalla direzione che dobbiamo fermare le aule, e dunque io devo dare la mia aula, voi chiudete la porta e noi continuiamo. E là fuori c'era questo rumore, e andavano di classe in classe per chiedere che i professori si fermassero, e tutti acconsentivano questa sollecitazione dei rivoltosi. Dottor Pino cosa ha fatto? Ha detto tenete la porta chiusa, ma il segretario della classe ha detto si metta vicino alla porta, quando gli dirò io, lei aprirà la porta. E lui ha continuato a fare lezione normalmente. Quando ha aperto la porta, dottor Pino ha detto adesso apra la porta. Ha aperto la porta e ha detto cosa c'è? Ma l'ha detto con tanta autorevolezza, con tanta forza, ma senza l'ira, senza l'amor proprio, senza la superbia, con la convinzione della propria autorità che è data da Dio e che lui doveva ostentare e difendere per amore di Dio. E tutti questi che erano così coraggiosi, che hanno fermato tutte le aule della università, sono rimasti zitti. Allora, se non ci avete niente da dire, segretario, chiudo la porta. E lui continuò la sua lezione. Dunque, non si deve essere da una parte irascibili, ma è anche necessario a volte avere l'autorevolezza. San Luigi Gonzaga, rivolgendosi a suo padre, che non lo voleva lasciare diventare gesuita, le ha detto, facendo così, signore mio, vi opponete alla volontà di Dio, che è sopra di voi e sopra di me. Autorevolezza. Il padre, a partire da lì, lo ha lasciato partire. Cosa che era attaccatissimo il padre, ma attaccatissimo proprio. Va bene. Il modo di parlare con fortezza richiede anche la capacità di avere la pazienza, perché tante volte è meglio o non parlare e dunque trattenere la lingua che vuole esplodere. Se leggete il Salmo 38, dice ho cercato di tutto per controllare la mia lingua, ma davanti agli empi non ho sopportato più e ho scattato con tutta la mia... Allora, bisogna tante volte trattenere la lingua, per questo bisogna usare anche la virtù della fortezza e magari adoperare un tono manso, soave e discreto quando uno vorrebbe saltare sul collo della persona che ha davanti per farla ragionare in un modo più veloce, diciamo così, più spedito. San Francesco di Sales, dopo un incontro con un calvinista molto impertinente, superbo, che è stato presenziato dal segretario, si è comportato talmente tranquillo che questo sacerdote è rimasto impressionato. Come ha fatto lei per non alzare la voce? Cioè, perché guarda, io percepivo che se alzavo la voce di un tono lo ammazzavo, e dunque era meglio che stavo tranquillo. Fatto sta che il santo della dolcezza, San Francesco di Sales, quando è stata fatta l'autopsia, il fegato lo aveva una pietra, perché ovviamente aveva dovuto contenere tanto questa collera che è diventato così. Poi se avete un po' di animo continuiamo, viene adesso la giustizia. La giustizia, la virtù della giustizia, come deve regolare il modo di parlare? Allora, se io trovo del male, prima di tutto io devo emettere un giudizio giusto. Noi giudichiamo delle cose esteriori che noi vediamo. Se noi siamo per strada e sentiamo uno bestemmiare, dobbiamo dire è un bestemmiatore. Perché l'ho sentito bestemmiare? Quello non è un giudizio che sia un peccato, quello sarebbe un peccato non fare quel giudizio, perché è la realtà. La realtà non la dobbiamo giudicare. Se sono davanti a una persona che è impura, perché io l'ho visto fare delle cose o l'ho sentito parlare delle cose che sono impure, è per me un impuro. Dunque il giudizio retto, giustizia. Poi come agire? E se è una cosa cattiva, come agire se io mi trovo davanti a una cosa bella? Se vedo una persona virtuosa, vedo una persona retta, vedo una persona... Come devo fare? Allora, il male viene sempre combattuto nel modo che il Signore ci indicherà. Per farvi un esempio, San Luigi Gonzaga sentiva dire una parolaccia, diventava rosso in faccia con tanto sdegno che la persona subito capiva e cambiava linguaggio.
Così ognuno di voi troverà con l'aiuto dello Spirito Santo il modo per combattere sempre quel male che noi vediamo. E poi combattiamo il male per fare del bene alla persona che è posseduta dal male o combattuta dal male. Perché il bene altrui lo vogliamo sempre, ma il bene del male non lo vogliamo mai. Poi, quando una cosa buona, siamo tenuti a lodare, a riconoscere, ma senza che questo sia per il fatto che mi conviene per attirare a me l'amicizia dell'altro. Se io vedo uno che parla molto bene, che è molto alto, le dico: ma quanto alto sei? Lo faccio magari per guadagnarmi la sua amicizia, quello non sarebbe virtù, sarebbe vizio. Ma se io, quando lui non mi ascolta, dico: che bravo è quella persona, perché è umile, paziente, benigna e così via, no? Allora, lodare sempre tutto il bene che noi vediamo fa parte della giustizia del parlare. E viene adesso la temperanza. E la temperanza ci comanda soprattutto due cose: fuggire la superbia, il parlare altezzoso come uno che sa tante cose, fuggire d'altra parte una sorta di timidezza che è una falsa umiltà, che è la mancanza in fondo di fortezza. Poi ci comanda anche di fuggire il linguaggio impuro, nelle parolacce, nelle bestemmie soprattutto, e nelle conversazioni. Fuggire queste conversazioni come cose proprio del diavolo, questo non ci interessa. E cercare di parlare a favore della castità anche laddove la castità non è apprezzata. Questo, sommato alla virtù della pazienza che voi avete avuto ascoltandomi, è un piccolo esame di coscienza del nostro modo di parlare, ed è un piccolo esame di coscienza per noi sapere chi siamo noi. Se noi pensiamo a Gesù, pensiamo a Maria, applichiamo tutte queste virtù, loro sono stati sempre eccellenti nel grado più alto nel modo di praticare tutte queste virtù, nel modo di parlare. E da lì noi scopriamo che Gesù è Dio e che la Vergine Maria è la santa, la più santa di tutte le sante. Chiediamo al Signore di noi poter sempre avere un parlare che sia per edificare gli altri, per assecondare il bene, per promuovere il bene e per lottare contro il male. Facendo così avremo il nostro cuore molto simile al cuore immacolato di Maria. Sia lodato Gesù Cristo. È molto importante che vi ricordiate di iscrivervi al canale, aggiungere un commento, mettere un like e attivare la campanella, così potrete sapere quando escono nuovi video.